Sono Antonio Polo di Nardò, nato il 2-6-39 a Nardò. Mio papà partì nel 1951 in Belgio, in miniera. E io da ragazzino ho cominciato a lavorare dal barbiere, a portare il pane alle botteghine. Allora c'erano tutte botteghine, non come oggi i supermercati. E portavo questo pane. Poi ho cominciato il mio lavoro proprio di mestiere a Nardò, in Italia, era muratore. E ho fatto il muratore. Crescendo a 18 anni e mezzo, disse a mio papà che se mi portasse in Belgio a lavorare. Mio papà mi aspettava a settembre a Milano, però lui è venuto 2 giorni prima a Nardò a prendermi. Magari mi perdessi, non so, perché non sapevo neanche Lecce. Allora, e così arrivato a Nardò, è stato 3-4 giorni e siamo partiti per il Belgio. Arrivati a Milano, siamo scesi del treno e ho detto: figlio, andiamo a mangiare. Dentro la galleria a Milano non avevo mai visto dei ristoranti così grandi. E mi porta dentro in un ristorante, tutti i tavolini con la candelina, a luci buie così. E quando, appena siamo entrati, ha detto io: papà, siamo, andiamo di qua, ci sono manco soldi, diremo, corriamo al Belgio, facciamo il biglietto. E mi porta sotto alla stazione, della stazione di Milano, alla mensa dei ferrovieri. Mi porta là, dei sottopassaggi a Milano, passi le gallerie, giri e si trova sta mensa ferrovieri. Siamo entrati là dentro e c'era tanti di quei ferrovieri a Milano, per quanto è grande. E abbiamo mangiato, insomma, la pasta asciutta, la bistecca, l'insalata, così. Abbiamo preso il treno e siamo arrivati a Chiasso, la frontiera. Chiasso è Italia-Svizzera, no? Siamo arrivati là, la finanza, sono saliti i passaporti, cose, si hanno controllati e siamo ripartiti per il Belgio. Siamo arrivati poi alla frontiera con la Francia. La Francia c'è Metz, Meluse, mi ricordo a memoria quei paesi. Thionville, e siamo passati. Siamo arrivati a Luxembourg e siamo scesi perché il treno arrivava là. Dovevamo aspettare un'ora, era di mattina presto, ma c'era un freddo. È arrivato l'altro treno e siamo partiti per Bruxelles. Siamo andati a Bruxelles, abbiamo preso l'altro treno per Hasselt, vuol dire come Lecce, la provincia, ma la regione si chiama Limburg. Da Selte abbiamo preso un altro treno e ci hanno portato, era 24 km, come Nardò Lecce, Autalen. Autalen c'era un amico di mio papà mia, quella macchina che allora tutti ne avevano la macchina nel 1958, e ci hanno portati alla città Meulenberg, che sono 3 km da Autalen alla città Meulenberg, e siamo arrivati alle baracche dove dormivano tutti questi minatori senza famiglie. Però c'era quelli che avevano la famiglia, pure baracche, ma di dentro era appartamento. Mi ricordo che c'era una stufa grande, grandissima, che a carbone, che a noi minatori, la miniera ci dava 3 quintali di carbone al mese, all'inverno, e all'estate un quintale e mezzo. Ce lo portavano proprio a casa. E con la paletta mettevamo dentro la buca di questa stufa. E mettevi tante pentole e tutte bollivano, dipende da quello che dovevi cucinare. Alla mattina, quando papà andava a lavorare, giusto che io non avevo ancora l'età per scendere in miniera, dormivo nascosto là, che io non potevo dormire se non lavoravo, dovevo dormire in privato o da qualche altro posto. E mi metteva chiamiamoli stracci, una coperta, una giacca usata, perché alla mattina passavano delle guardie, delle regie che controllavano se tutto in ordine, queste baracche, è successo qualcosa o magari qualcuno è morto, così. E se ne andavano. Come se ne andavano, io mi alzavo, mi pulivo, c'era tutto. E andavo a casa degli amici, paesani, così, e passavo il tempo. Alle 6 della mattina, cioè alle 2, arrivava mio papà e cucinavano e mangiavamo tutti e due. Quando ho fatto 18 anni e mezzo, ho
Ho fatto tutte le visite, ma le visite, visite. Mi ricordo che mi facevano saltare dei scalini, uno, due, tre, chiani e scindi, chiani e scindi, chiani e scindi, per vedere il cuore se ti regge. Tutto bene. Dopodiché mi hanno preso e sono sceso in miniera. 1100 metri sottoterra. Questa miniera era fatta in questa maniera. 810 metri, 910 metri e 1100 metri. Ci hanno dato il numero mio, era Act 2013, che vuol dire 2813, lo ricordo, questa è lingua flamana. E poi ci davano la lampada, lo casco, e alla lampada avevamo la striscia rossa, così come il dito rossa. Se magari noi ragazzi, giovanotti, ci perdevamo sotto, c'era quelli anziani, ma guarda quello là, magari si è perso così, però grazie a Dio non è mai successo. Allora ho cominciato a lavorare con l'upicu, facevamo le petacce, vuol dire le petacce come la creta, così, perché quella sempre gonfiava, gonfiava, allora una ventina di centimetri la toglievamo, la buttavamo dall'altra parte. Dopo questi 3 mesi di scuola avevamo un munatore che era il maestro che imparava, no? Ed era di Aradeo, di qua di Lecce. Poi dopo i 3 mesi, tolto questa striscia rossa, eri minatore normale come tutti gli altri. Come infatti sul mio passaporto c'è scritto minatore. Ci conoscevamo solo alla voce, perché eravamo tutti neri, tutti negri. Avevamo l'armadetto dove ci mettevamo le robe, i vestiti puliti. Andavamo là, ci spogliavamo questi della miniera, li mettevamo là dentro. E andavamo alle docce. Arrivato a casa, le ciglia qua, le sopracciglia, queste qua, erano sempre piene di carbone, perché non vissiano mai. Allora con un po' di ovatto e olio di casa, facevi così e ti pulivi.